Allora, inizialmente abbiamo visto tante impostazioni, si parte da tanti aspetti tecnici, io sono partito dalla fine, cioè un'azienda delle conoscenze le vuole mettere dentro un chatbot e vuole avere un feedback per sentire se le conoscenze che ha dato sono sufficienti o gli chiedono qualcos'altro. Quindi l'azienda materialmente vuole sviluppare qualcosa di meglio. Su ilbot.it trovate le prime informazioni e la demo. In questo momento vedremo una dimostrazione di come si gestisce l'errore, la non comprensione di una domanda. Quindi, materialmente, tanti giustamente dicono cerchiamo di avere il minor numero possibile di mancate risposte o dire non ho capito, scusami. La mia soluzione è stata chiaramente non solo implementare un sistema che arrivi a una risposta, ma anche notificare subito a un consulente, al titolare, a una persona addetta, che c'è qualcuno che non ha avuto la risposta. Oppure potremmo aggiungere, ed è una bella idea, che segnala che la risposta non è adeguata. E sotto il profilo dello sviluppatore, siccome questa cosa non la sono sviluppata tutta, sotto il profilo dello sviluppatore significa dire al bot fermati, non fare più niente. Da quel momento in cui l'operatore umano entra in una conversazione che inizialmente viene gestita in automatico, beh, tutto quel mondo si deve fermare, deve entrare in pausa finché l'operatore non risponde, poi alla fine è risolto meno il problema, si salutano e si chiude la conversazione umana e si riparte il chat. Di tutti questi passaggi un sistema di analitiche traccia tutto quello che viene detto e il contesto in cui si trova. Quindi se è una domanda fatta al chatbot ci sarà la domanda del visitatore di un certo tipo con una risposta del chatbot. Però se la domanda è fatta al visitatore o all'operatore umano viene qualificata in modo diverso, perché ci si aspetta e siamo in un contesto diverso, un modo diverso di presentarsi. Questo permette anche di analizzare i dati che era stato accennato prima in modo un pochettino più efficiente. E anche lì poi si può aggiornare velocemente la conoscenza, quindi nel momento in cui io ricevo in tempo reale che c'è una notifica sul mio telefonino, Telegram, oppure un sistema di messaggeria interno che ho installato io, uno riceve la notifica, può rispondere subito. Potete usarlo, è funzionante, su Messenger m.me, ilbot.it. Adesso vediamo, se lo fate probabilmente vi divertirete a vedervi online. Come vedete qua ci sono già delle risposte, mi sono arrivate tramite questo sistema di messaggeria messo sul mio server, quindi il vantaggio è che in questo caso si passa da Messenger, ma tutta la logica, tutte le conoscenze aziendali, tutte le statistiche sono tutte su un mio server e quindi da lì la cosa è abbastanza più. Ovviamente, non lo so, Facebook mi ha detto stamattina che era pubblicato, era pubblico, quindi sul mio account funzionava, magari si devono aggiornare, danno 48 ore di tempo, invece questo me l'hanno approvato in un 10-12 ore, quindi probabilmente c'è da aspettare 48 ore. Questo c'è già. E la presentazione di fattura è un servizio per vendere online, avere direttamente tutta la procedura fino alla fatturazione. Ed è impostato con delle informazioni dentro che uno può andare a vedere, quindi c'è Santo Messenger, fa questi problemi nella versione, probabilmente questo telefonino non balla, e si va avanti rispondendo alle varie domande. Sì, non c'è Santo, c'è anche se io gli chiedo come funziona o qualcosa di simile, il bot mi risponde e mi dice come funziona il servizio di fattura. Se gli dico una cosa senza senso, ovviamente lui mi risponderà temo di non aver capito, chiama oppure usando una sola parola, mentre cerco un operatore umano disponibile. Ora è arrivata la notifica dall'altra parte in tempo reale, io evidentemente dovrei uscire, ah, perché c'è stato un altro.
qualcuno mi ha scritto anche tipo la notifica a quella come amministratore o al amministratore? La notifica la posso mandare a chiunque sia definito una persona che poi potrà rispondere. Scusa, la notifica la mando come però? Ho visto che c'è un alert, ma ci sono anche altri modi di inviare una notifica, non so, un SMS piuttosto che... Tutto quello che vuoi, anche via email. O via email. Io ho una libreria che si chiama notifica. Okay. E quindi quello che gli metti dentro, lui lo manda a Telegram, messaggio mi sta attivato, il mio sistema interno era velocissimo, quindi ho usato quello. Era molto più rapido farlo. E come vedete ho detto rispondi. E si è aperta una pagina dove dentro posso dire ciao, sono io, cosa vuoi sapere? Adesso andiamo a spiegare se è arrivata già la risposta. L'operatore può scrivere e il visitatore può scrivere sono io, non so come fare. Chiaramente in questo momento il bot è fermo, per cui non interviene il bot, deve rispondere più fermo di no. È un po' tremolante, ha paura di non avere un bug di Facebook, cioè tutto il giorno l'ho avuto pure io, non ne potevo più, usa il tablet difatti di solito, quello adesso devo fare lo streaming. Adesso è vero. E quindi vedete, qui è arrivato l'aggiornamento e io posso rispondere ulteriormente. Quando ho finito, gli dico semplicemente chiudi la conversazione e dall'altra parte dice chat con operatore romano conclusa, chatbot di nuovo attivo. E in questo messaggio di saluto, ci si può aggiungere poi altre cosette, ma quelle, insomma, ci si può mettere anche un saluto prima, dire vai a vedere questo, fai... ovviamente personalizzabile. L'aspetto finale che vi faccio vedere è questo dei reports, che prevede sostanzialmente una serie di distinguo. Posso vedere tutte le domande, tutte quelle, le ultime, quelle dopo le quali c'è stato l'abbandono, tutti gli interventi dell'operatore umano, tutte le volte che l'operatore è stato chiamato, eventuali allegati, e poi queste sono altre due parti, che sono la memorizzazione di richieste fatte agli utenti, dimmi chi sei, dimmi cosa fai, allora acquisisco dei dati, delle variabili, per quello pensavo a voi questi giorni, perché è importante per il marketing dire ok, ma voglio avere dei dati che non sono in Facebook, gliele voglio chiedere, me le voglio registrare. E anche per fare questo, il chatbot si deve fermare, perché se io rispondo, se io come visitatore dico sono Valentino Rossi, il chatbot non mi deve dire Valentino Rossi non so cosa c'entra, si deve fermare, deve andare in pausa, deve dare la risposta e deve sapere dopo la risposta dove andare automaticamente. Quindi sotto il profilo della programmazione è decisamente un altro mondo. E qui banalmente c'è qualcuno che ha fame, sono d'accordo con lui e sostanzialmente vedete la ricerca è molto, si possono filtrare tutti i dati negli ultimi giorni, ultima settimana, per tipo, quindi domande, risposte, abbandoni, numero di utenti, questi sono gli ultimi, e posso fare anche delle ricerche all'interno di tutto, quindi è centrato sull'analisi di tutto quello che avviene nel chat. Per amore della privacy sono tutti dati, sono identificabili queste persone, però ogni conversazione può essere recuperata. Sono identificabili. Vabbè, quella di pizza che credo che non ci sarà molto. Ok, grazie.